È una presentazione epocale e rivoluzionaria della maniera di concepire la ricostruzione e la prospettiva di sviluppo per Teramo tutta, quindi Teramo città e Teramo provincia. Questo perché non stiamo più pensando al rifacimento di un involucro sic et simpliciter, ma a un'evoluzione della concezione di scuola, aperta alla città, aperta alla collettività e soprattutto che possa dare maggiori servizi agli studenti e alla cittadinanza tutta. Come? Attraverso l'inserimento di tante attività che possono essere svolte durante le ore pomeridiane, come l'arte, lo sport, la cultura, lo spettacolo, e soprattutto che possano ospitare tantissime manifestazioni di tipo sportivo, con gli impianti che sono annessi alla scuola, e di tipo artistico, con una grande agorà, così abbiamo voluto chiamarla per richiamare, diciamo, lo spirito greco di questo luogo, che può essere sia uno spazio chiuso all'interno, ma direttamente collegato all'esterno. Questo ciò che pensiamo della scuola, servita anch'essa di parcheggi, con accessi dall'esterno e collegata, incernierata a tutta la città di Teramo. Quando si inizierà materialmente con i lavori? Allora, oggi presenteremo il progetto preliminare, poi passeremo alle successive progettazioni, quindi alla progettazione di tipo definitivo ed esecutivo, per poi arrivare alle approvazioni e quindi all'esecuzione delle opere. Non escludiamo da qui nel prossimo futuro anche di realizzare o cercare di inglobare con questa struttura una foresteria. L'idea è quella di costituire proprio un centro innovativo dal punto di vista costruttivo, anche aggregando quelli che sono gli istituti che magari sono disseminati, chi da una parte, chi dall'altra della città. L'idea è quella però di non fare soltanto di un istituto scolastico anche plurimo, ma di abbinare le attività scolastiche soprattutto con quelle di carattere sociale, quindi allargare le competenze soprattutto al territorio, creare degli spazi che possono essere fruiti dalla cittadinanza. Tempi di realizzazione? Ma i tempi di realizzazione dal punto di vista ottimale, diciamo che parliamo di circa 2 anni per poter realizzarli insieme.